Parliamo dei lavoratori ex OMPI, diciamo che questa ormai risulta essere una storia infinita. Questi lavoratori nel 2015, quando si decise di ristrutturare l'immobile ex OMPI di proprietà comunale, lo stesso comune con le organizzazioni sindacali misero su un protocollo d'intesa a garanzia dei livelli occupazionali. Stiamo parlando nella fattispecie di 48 unità lavorative e che contestualmente durante il periodo di ristrutturazione dell'immobile questi lavoratori sono stati destinati all'assistenza domiciliare integrata. Di questi 48 lavoratori oggi purtroppo abbiamo il problema per 3 unità, le quali sono state licenziate sabato scorso. 15 giorni fa più o meno eravamo qui sotto di nuovo a protestare, dove il comune si era impegnato ad aumentare il monte ore per l'assistenza domiciliare. In realtà l'aumento non c'è stato, c'è stata una riduzione. Sono 6 anni che attendiamo l'apertura di questa struttura, perché da quando se l'ha chiusa il comune se l'ha impegnato e ci aveva promesso anche con un verbale che manteneva lo stesso stato occupazionale della struttura. Invece tutto questo oggi non è avvenuto. Questi 6 anni praticamente è stato ridotto lo stipendio quasi al 50%, da avere un contratto full time da 40 ore dove il comune, ripeto, inizialmente si impegnava di mantenere il stesso stato occupazionale, invece tutto questo non è avvenuto perché noi oggi da full time siamo part time con 30 ore di contratto, dove questo neanche ce lo fanno espletare, quindi parliamo di 20-22 ore settimanali che ci fanno lavorare e quello ci stanno retribuendo. Il primo accordo era di 5.138 ore e purtroppo le aziende, le cooperative hanno avuto 4.400-4.500, non si trovano con i conti e con i conti sono stati costretti a mettere fuori questi 3 lavoratori. Vito De Cesare di questa problematica dei lavoratori uscenti stamattina non sapeva niente. Si è impegnato e si impegna a risolvere il problema parlando sia con la cooperativa e poi con noi. Lunedì mattina ci dovevamo incontrare di nuovo al comune di Bari.